Aspetta. Manuelta non era 3, 2, 1, 3 e fine. Il TV è così. Va, va, ok. 3. E allora. Caro Stefan, come vedi sei arrivato da poco a Di Maro, ma ci hai subito messo sotto le fatiche. E mi sono accorto che quest'anno il budget è calato. Il budget è quello che è perché l'abbiamo speso tutto per te. Ah, perfetto. Quindi arrivato te abbiamo dovuto prendere una stanza in più, tutto in più, e quindi non abbiamo più spazio per nulla. Ma benvenuto! Scusateci, amici di Televomero, ben ritrovati con il nostro diario di Di Maro, ma soprattutto ben tornati a questo appuntamento settimanale ormai fisso. Stavolta Stefan Schwok, che ieri era stato con noi in collegamento, non so da dove, non lo voglio nemmeno sapere, stavolta è con noi, benvenuto quindi. Ben ritrovato. Ritrovati e te lo dico. Abbronzato. Era in Sardegna, era in Sardegna. Sì, era in Sardegna. Infatti sei abbronzato, rilassato, vacanzato. Il budget l'ho già speso. Il budget l'hai già speso in vacanza, Sardegna, ma comunque sei stato in buona compagnia? Non solo familiare chiaramente, anche con tanti ex compagni. Familiare, qualche amico, diciamo che ci siamo divertiti. Si parlava in Sardegna di questo Napoli? Si parla ovunque di questo Napoli perché insomma il campione d'Italia, tanto entusiasmo, oggi sono arrivato, non c'è mai stata così tanta gente come quest'anno, insomma siamo pronti per, diciamo che ci accontentiamo di rifare l'annata dell'anno scorso? Ma sì dai, sì, io mi accontenterei. Si accontentano in parecchi secondo me. Comunque sei arrivato tu, sono arrivate le nuvole, oltre al fatto che Garcia se lo sapesse ti manderebbe di nuovo in Sardegna. Però voglio dire, che cosa cerchi da questi primi giorni qui? Vedere Garcia che lavora, vedere questo Napoli nuovo che si crea. Tra l'altro sei arrivato tu, è arrivato anche Victor Osimhen, quindi mi sa che questo è proprio il giorno dei bomber. Mi sono accorto, ho visto, non ti trovavo quando è arrivato, eri dietro un cespuglio mi sembra, perché eri sì, sotto. Sì, mi sono nascosto. Mi sono nascosto, ma poi chiaramente tutte le immagini le vedranno anche i nostri amici di Televomero, quindi secondo te adesso comincia la vera trattativa per il rinnovo? Resta, non resta, te lo chiedo subito, dai. Allora sì, spero innanzitutto che resti, già che il fatto che è arrivato il suo procuratore vuol dire che c'è almeno l'intenzione, no? Quella di mettersi al tavolo e cercare di rimanere a Napoli, dove ha avuto la sua consacrazione, dove è diventato un top player. Quando è arrivato era in continua crescita, qua sì. Ha avuto una maturazione definitiva, speriamo che possa rimanere. Allora, quando fai il serio mi piaci, ma sai chi è invece l'unico non serio di questa produzione? Il nostro Andrea Amato. Andiamo a vedere in mezzo ai tifosi cosa è successo e poi ci ritroviamo qui. Grazie Gennaro, benvenuti, siamo qui dal campo di Carciato, oggi sessione di allenamento in cui il gruppo azzurro ritrova i suoi big, i titolarissimi che hanno portato alla cavalcata trionfale e quindi allo scudetto. Siamo qui con i nostri tifosi, andiamo a vedere cosa ne pensano. Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno. Tornano tutti oggi, o quasi tutti. Meno male, siamo stati fortunatissimi. Quando siete arrivati? Ieri, dopo lavoro. Quindi siete stati perfetti, siete arrivati con Di Lorenzo, Osimhen, Kvaratskhelia. Esatto, vabbè, infatti abbiamo fatto la foto con il Cioliso ieri, abbiamo comprato la maglietta e fatto la foto con la coppa. Chi sarà secondo te il protagonista di questa stagione? Osimhen. Ci aspettiamo tanto da lui? Sì. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Nome? Umberto. Umberto, secondo te chi sarà il protagonista di questa stagione? O Kvaratskhelia o di nuovo Osimhen, perché uno come lui in attacco fa la differenza. Quindi rimarrà sicuramente, secondo te, non ci dobbiamo preoccupare. Sì, sì. Ha visto, stanno arrivando tutti, il gruppo azzurro si sta piano piano rinfoltendo, da chi si aspetta di più in questa stagione? Ma da qualche nuovo acquisto sicuramente, però diciamo, le basi sono già ottime, quindi vediamo, certo la differenza fanno sempre gli attaccanti, Osimhen, Kvaratskhelia. Siamo pronti ad accoglierlo calorosamente. Certo, certo, siamo qui apposta. Da chi si aspetta di più per questa stagione? Beh, il solito Osimhen, è lui che fa la differenza. Ci auguriamo che rimanga, rimarrà sicuramente. Speriamo, quella è la speranza. E invece abbiamo visto, abbiamo salutato il capitano Di Lorenzo, reale, vero protagonista di questa stagione. Lui è lui quello che tiene tutto il gruppo della squadra, quindi speriamo anche lui che fa come l'anno scorso. L'arma segreta nello scorso campionato di questa squadra è stata la profondità della rosa. Abbiamo visto che sono arrivati anche Elmas, Simeone, Raspadori. Sarà anche questa la forza in più quest'anno? Visto le varie competizioni ci vuole una rosa folta, quindi va bene anche, mi aspetto tanto anche da Simeone quest'anno. Da chi ti aspetti di più per questa stagione? Kvara. Sta arrivando, è qui, ormai lo dobbiamo solo salutare. E, pensi che questo possa essere l'anno della sua definitiva consacrazione?
Anche l'anno scorso secondo me è stato un grande anno per lui, però quest'anno secondo me può fare ancora meglio. Ci aspettiamo tanto da lui, almeno 20-25 gol come l'anno scorso. Facciamo 30. 30. Grazie mille. Buongiorno, nome? Diego. Diego, bellissimo nome, complimenti. Senti, hai visto, stanno iniziando ad arrivare tutti, faccio a te la stessa domanda che ho fatto all'amico: chi sarà il calciatore di che quest'anno deve dare di più, deve essere la svolta per questa stagione? Rimane sempre lui, il nostro capocannoniere è sempre il giocatore che deve fare la differenza. Quindi Osimhen. Osimhen, per forza. E invece secondo te Kvaratskhelia per Kvaratskhelia deve essere l'anno della consacrazione? Sì, perché non è facile riconfermarsi quando già ti conoscono e tutto, quindi penso di sì, perché deve dimostrare il valore che ha. Dovrà essere anche bravo Garcia a far sì che le difese avversarie non si adattino più tatticamente nei confronti del georgiano. Esatto, anche perché ha detto già nella conferenza che cambierà più volte modulo, quindi penso di sì. Grazie mille. Grazie Andrea. Allora perfetto, ci siamo qui, siamo in diretta dal campo di Carciato. Tra poco ci sarà l'allenamento, noi diamo la linea a Gennaro e ci vediamo domani sempre qui per raccogliere tutte le emozioni. E vieni. Stiamo aspettando che esce Osimhen, stamattina sarà una bella giornata. Me lo fai un Forza Napoli? Forza Napoli sempre. A te Gennaro, a te. Ciao. Grazie Andrea Amato, grazie soprattutto a tutti i tifosi che sono qui, che sono con noi ogni giorno qui a Di Maro. C'è entusiasmo, hai avuto modo di toccarlo anche tu. Ti faccio una domanda subito scomoda: questo entusiasmo che c'è, che è chiaramente naturale, ma rischia un po' di far sottovalutare la situazione alla squadra, all'ambiente? Non dico all'allenatore perché è appena arrivato, quindi sarebbe impossibile, però ecco, c'è il rischio di potersi distrarre? Ma guarda, ti dico questa Gianni, noi napoletani siamo abituati, no? Siamo abituati a questo... Quando dice noi napoletani è incredibile. Siamo abituati a questo vivere, no? Qua c'è tanto entusiasmo, c'è tanto pessimismo. Io penso che l'entusiasmo possa solo portare bene, poi spetta Garcia e i giocatori non farsi coinvolgere, ma nella gente penso che sia giusto che sia tutto questo entusiasmo, perché dopo tanti anni torna il tricolore, è tornato il tricolore a Napoli, perciò è giusto festeggiare, è giusto essere contenti. Poi al resto ci penserà società, allenatore e giocatori. A proposito di società, ormai il claim di questo club da quando è arrivato lo scudetto è New Era, cioè una nuova era che sicuramente si è aperta per il club. Tu a quelle parole di De Laurentiis... Scusate, quando parla così, claim, New Era, ma sai, l'ho lasciato davvero che è televomero, ma siamo international, grazie soprattutto ai social, anzi seguiteci anche sui nostri canali social, seguiteci in streaming dovunque voi siate, a qualsiasi orario, tanto noi ci siamo, c'è anche Stefano Schwok, soprattutto da oggi con noi, ma soprattutto Stefano, ti stavo chiedendo, secondo te si può voltare pagina ed aprire davvero un nuovo ciclo? Cioè lo scudetto è un punto di partenza da questo punto di vista? Sì. Però sicuramente sarà un'annata molto più difficile di quella dell'anno scorso, perché ormai il Napoli lo aspettano tutti, si è visto anche verso fine stagione, no? Sì. Il Napoli un po' è calato, però un po' diciamo che gli davano più rispetto di quello di inizio campionato ed era più difficile. Quest'anno sarà un'annata di questo tipo, Napoli che dovrà tirar fuori il 110% ogni domenica, perché le squadre davvero vorranno tutti battere i campioni d'Italia. Beh, diciamo che qui l'entusiasmo c'è, l'atmosfera c'è, come vedi arrivano anche tifosi alle nostre spalle. Come ti chiami? Ivan e il mio figlio si chiama Matteo. Ivan e Matteo, da dove arrivi? Dalla Germania, vicino Dortmund. Ah, sei venuto qua perché tifi Napoli da sempre? Sì, 4 anni perché siamo qui. Ah, 4 anni che veniamo. Sì. Grazie Ivan per essere stato con noi. Mostraci questo bel autografo di chi è? Irving Lozano. Ah, di Irving Lozano. Sì. Quindi questa mattina sullo scudetto 2023, sì, campione d'Italia. Sì. Mi raccomando Matteo, sempre così. Sempre, sì, così convinto, forza, e carico. Forza Napoli. Alle zusammen. Alle zusammen. Stefano Napoli parla anche in tedesco. Quindi sono un fuorigrotta. Un fuorigrotta sei. Un fuorigrotta. Ti stavo chiedendo, ma questo Garcia che è arrivato, carichissimo, a molla, parla con i tifosi, parla con la squadra, è già integrato all'interno del gruppo, sembra integrato all'interno del gruppo, tu come te l'aspetti? Cioè che approccio avrà? Sta andando sulla falsa riga di Luciano Spalletti, no? Spalletti è stato uno che è subito entrato in sintonia con la gente, sì, e questo gli ha portato i grossi benefici. Come diceva lui l'anno scorso, quando tu giochi nel Napoli non puoi non giocare per questa città e per questi tifosi 24 su 24. Non è che hai finito l'allenamento e ti togli la maglia, ma devi sempre sentirtela addosso, perché è una grande responsabilità, è una città che vuole che i suoi giocatori, chi difende i loro colori, sia coinvolto 24 ore al giorno. E io penso che lui sta facendo questa scelta qua, visto anche perché avrà parlato sicuramente con Spalletti. Certo.
perché... Ah, tu dici di sì? Sì, Garcia è una persona tu molto dici intelligente. Di sì che si sono telefonati o... sai, ma è una cosa normale, no? Sì. Spalletti si è lasciato benissimo col pubblico, sapere anche di giocatori, l'ambiente. Secondo me è una cosa che può avergli fatto bene. Poi non sono sicuro se l'ha fatto o meno, però è una cosa che può portare vantaggio. E beh, allora andiamo a rivedere le parole di Rudy Garcia, che ieri sera era accompagnato da Pierluigi Collini, che è tornato dopo il prestito dell'anno scorso, e da Juan Jesus. Andiamolo a vedere nell'incontro con i tifosi e poi ci ritroviamo qui. In tutti questi anni abbiamo vinto Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. Quest'anno punteremo a vincere la Champions, ovviamente. Ovviamente! Juan Jesus, vai! Ci proveremo come una grande squadra. Ovviamente l'anno scorso sappiamo tutti che ci è rimasto qua, che potevamo arrivare ancora un po' più lontano anche per la qualità del gruppo, qualità di gioco che abbiamo dimostrato nelle partite. Quindi sicuramente ci proviamo anche quest'anno. A gennaio già c'è la Supercoppa da giocare, andiamo a prendere anche quello trofeo, che è un trofeo importante. E poi ovviamente Coppa Italia, Champions League, Scudetto, noi siamo qua per questi obiettivi. Listo. Stessa cosa che Juan, anche io sono d'accordo con Juan. Bene, gollo. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Napule mille color, da profondo del cuore. Ti dico grazie per l'amore, oggi azzurro sopra il tricolore. Bravo, bravo. Hai studiato prima, Nonostante l'età, continui ad avere tanti capelli e il vento ti dà un po' fastidio. Ci cambiamo. Se vuoi ci cambiamo. Via. Io passo di qua. Guarda come guarda, arrivano anche i tifosi. Ci siamo cambiati, siamo migliorati tantissimo. Sicuro, tantissimo. E rifatti la domanda, aspetta che lui è un esperto, non sa ancora come si gestisce il microfono. Questo serve per parlare. No, ma mi ha detto che è sensibilissimo. Sì, ma devi tenerlo così, altrimenti lei non si sente nulla. Ah, okay. Allora, che ne pensi del Napoli di quest'anno e cosa secondo te dovrebbe migliorare? E pure di Garcia, che ne pensi? Posso dirlo che si può mettere al mio posto tranquillamente? In mezzo tanto, qua? No, dai, proprio al mio posto, perché tanto le domande le fa al, al tuo mare. Il nome, il nome. Mare. Fabiana. Grazie Fabiana. Fabiana. Sì. Allora Fabiana, innanzitutto vieni, Fabiana, si può sempre migliorare. Vieni a sedere qui, dai. Si dai. Può sempre migliorare, no? Perché anzi Napoli, se vuole ripetersi, dovrà migliorare in qualcosa sicuramente. E per Garcia devo dire che sono contento, perché è un allenatore che segue un po' la traccia lasciata da Spalletti. Poi è logico che ogni allenatore ci metterà del suo, ed è giusto che ci metta del suo, però per come è partito, per come è legato già con i tifosi, come diceva prima Gennaro, penso che stiamo sul viatico giusto. Bravo il ragazzo, ti è piaciuta la risposta? Okay. Ti ringraziamo. Ti ringraziamo per essere stata con noi. Se vuoi rimanere, resta qua con noi, tanto figurati. Arrivano altri tifosi. Ciao ragazzi. Chi fa la domanda qui? Chi fa la domanda? No, aspetta. Intanto dobbiamo fare le scuse un po' ai nostri tifosi. Ma oggi è un po' così, no, Stefano è arrivato. Ti spiego perché. Sì. Siamo passati da lei, allora, ed è già una scusa. No, questi colori qua, bianco nero. Vabbè, dai, è grigio. No, c'è del vero. Facciamo una cosa, lo mettiamo qui. Lo cacciamo. Lo mettiamo in disparte. Allora, nomi, veloce. Allora, Luca. Chris. Daniele. Gianluca. Daniele è Juventino. Juventino e Daniele, eh? No, assolutamente no. Allora, una domanda per il bomber Stefano. No, io voglio fare una domanda. Voglio sapere chi di questo Napoli somiglia al tuo tipo di gioco. Beh, l'ho detto più volte, di questi giocatori che ci sono adesso sicuramente Raspadori. Ah, quindi quello che gioca di meno, ma tu non giocavi di meno però. Anch'io ho una domanda per il grande attaccante. Stefan, il sostituto di Zielinski in Europa, chi possiamo prendere? Beh, insomma... Ci sta pensando, quindi l'hai messo in difficoltà. No, ce ne sono, ma l'avevano già anche addocchiato, no? Tempo fa al Napoli, il centrocampista dell'Udinese. Samardžić, l'ho visto più volte e devo dire che si avvicina molto, perché è una mezzala, bravo negli inserimenti, bravo nel tiro dalla distanza, tecnica sopraffina. Io penso che lui sia il sostituto ideale di Zielinski. Avete qualche altra domanda? Daniele? Cosa ti aspetti da questa nuova? Dove vai? No, Daniele, no, dai. Dove vai? Ma guarda Stefano, il colore. Stefano, dai. Mio figlio, ma ti prometto che non è Juventus. Lo copro nei colori così, dai, vai. Cosa ti aspetti da questa nuova era di Garcia e del Napoli in generale? Mi aspetto quello che si aspettano tutti. È difficile replicare. Continuare a vincere. Diceva ieri lui che si gioca per vincere. Sempre, si deve sempre giocare per vincere.
un allenatore che già ha vinto lo scudetto, che è una cosa importante perché sa come vincere, un allenatore che è arrivato in semifinale di Champions, perciò deve trasferire questo DNA, già la mentalità che dice vengo a Napoli per vincere è un buon segno. Possiamo chiudere con un ragazzo che c'ha la maglia del Napoli? Grazie. Aspetta, mettiti davanti. Davanti tu, ok. Chi vuoi essere il sostituto di Kim? Questo tu è, no, perché non hai né l'età né le caratteristiche. Questo è già più difficile, questo anch'io non l'ho ancora individuato, eh. Si può dire i nomi che ci sono in giro, però è difficile, è difficile perché ti posso dire una cosa, quando è arrivato Kim nessuno se l'aspettava così forte, io per primo, perciò ci affidiamo a quelli che hanno scelto Kim l'anno scorso e fanno questo per mestiere, speriamo che ci tirino fuori uno altrettanto forte. Io avrei voluto Killman del Wolves, forte con i piedi. Ormai li conoscono più tifosi che gli addetti ai lavori. FIFA è comunque, no, ma vuol dire che si documentano per il Napoli, questo è positivo. Per il bene del Napoli, comunque tantissimi tifosi, grandissima serenità, grandissima ma soprattutto felicità, come la nostra VAR della felicità. E allora è davvero il paradiso di noi tifosi, guardateli qua, fantastici, tutti con la propria maglietta in attesa di Caraschelli e Osimhen per farsela autografare. E abbiamo finalmente una decisione, il primo sondaggio è stato concluso, questa la maglia più bella per tutti quanti noi, la bianca con lo scudetto che esce fuori dal Vesuvio. È stata sicuramente una idea geniale quella di mettere insieme il logo del Napoli con lo scudetto e il nostro amato Vesuvio. C'è gente che viene da Terzigno e quindi non poteva non scegliere questa maglia come la maglia più bella di quest'anno. E poi c'è sempre chi è in attesa di capire quando sarà possibile vederlo da vicino, chi se non lui. Eccolo qui, Caraschelia, il sogno di tutti quanti noi tifosi è quello di avere una foto, una maglia autografata da lui. Nel frattempo però giochiamo a calcio con i palloni tricolori, quest'anno rigorosamente tutti quanti con il bianco, rosso e il verde. E che dire, è arrivato il momento, prima o poi, di arrivare anche qui, far arrivare anche qui la terza maglia. Anche lì c'è molta attesa per vederla perché tutti quanti noi siamo curiosissimi di vedere come sarà, di che colore sarà. Nel frattempo tutti quanti insieme vogliamo salutarvi qui a Napoli e dirvi tutti quanti insieme e se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. E allora, tantissima la felicità dei nostri tifosi, in tanti ci stanno facendo anche compagnia in questi nostri appuntamenti serali, ma dobbiamo catapultarci in quello che in estate tende a catalizzare l'attenzione. Nel frattempo alle nostre spalle c'è lo stadio che si sta svuotando, gli applausi dei tifosi, ma c'è il mercato, Stefan, i tifosi prima ti chiedevano, è il sostituto di Zielinski, è il sostituto di Kim, è il sostituto di quest'altro, e però io ti chiedo, quanti calciatori dovrà sostituire il Napoli, dando per scontato che ormai Kim, tra l'altro abbiamo visto anche le immagini di oggi, è ormai del Bayern. Kim sicuramente, sì. No? Poi bisogna vedere alla fine come finirà Zielinski, alla fine come finirà Lozano, però sai, mai dire mai perché l'anno scorso a questo momento si diceva va via quello, va via quell'altro, poi sono andati via giocatori importantissimi, però sono stati sostituiti, non dico da giocatori più forti perché era difficile, però da giocatori che non hanno fatto rimpiangere nessuno, Kim, Kvaratskhelia, perciò penso come non mai di stare tranquilli ai tifosi e di dare fiducia a chi l'anno scorso ha fatto vedere che questo lavoro lo sa fare e lo sa fare molto bene. E allora andiamo a fare il nostro punto di mercato con Gianluca Vigliotti, che lanciamo da qui, tu lo vuoi lanciare Gianluca Vigliotti? Per lanciarlo, Gianluca, Gianluca, io ti ho visto in immagine, per lanciarti devo avere la forza di Ercole. Gianluca, fai il bravo. Ho detto perché, Gianluca. Vai Vigliotti, vai. La possiamo definire la notte del contratto, l'arrivo di Osimhen con il suo procuratore Calenda può riservarci qualsiasi tipo di sorprese, ma di questo ne parleremo attendendo gli sviluppi. Vediamo invece quello che sta accadendo. È sempre più probabile che Lozano lascia il campionato italiano in scadenza di contratto ed accetti la faraonica offerta
della MLS, nello specifico dei Los Angeles, circa 20 milioni l'offerta a Napoli, con un contratto davvero importante per il Chucky Lozano. Si attende ovviamente quello che accadrà anche in questione di scadenze di contratto per Zielinski, sarà molto importante capire cosa si diranno con il presidente. Notizia interessante, si parlava dei giovani e ovviamente Garcia è molto attento ai giovani, ma c'è anche chi, come non è promosso il Catanzaro, è attento ad Ambrosino. Ha fatto una richiesta nei confronti del Napoli per ricevere in prestito il giocatore. È quasi fatta anche per l'acquisizione da parte del Napoli di Caprile, il portiere del Bari, che sarà preso dal Napoli e poi girato in prestito all'Empoli, e quindi il Napoli si trova con Meret, con Gollini e con Caprile, che però sarà ceduto in prestito all'Empoli. Di Lo Celso ne abbiamo parlato ieri, ne abbiamo parlato a lungo. Apertura da parte del centrocampista argentino, si deve soltanto definire la formula con il Tottenham, che ribadiamo vorrebbe il prestito con l'obbligo di riscatto oppure la cessione a titolo definitivo, mentre il Napoli prova ancora a prendere il prestito, e intanto vedremo come andrà a finire la notte del contratto con Osimhen. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. confettimaxtress.it. Tuffati nel sottocosto di Euronics, un mare di offerte tutto da esplorare. Smart TV LG 65 pollici Ultra HD a €599. Frigorifero LG Total No Frost a €699. Realme 11 Pro Plus con fotocamera da 200 megapixel e 512 giga di memoria a €449. Prima rata a novembre senza interessi. Euronics, un mondo più avanti. Stefano è appena arrivato e ci è arrivato anche questo neo tifoso del Napoli. Come si chiama? Come si può chiamare? Provo a indovinare. Come ti chiami? Niente, non risponde. Ciao, papà, sì. Papà. Si chiama Diego. Guarda. Oh, nessuno che si chiami Stefano. Niente. Nessuno. Niente, nessun nascituro degli anni 2000. Io adesso mi chiamerò Stefan Dios. Stefan Dios, così magari qualcuno. Allora, i nuovi tifosi, caro Stefano, sono quelli che stanno catalizzando l'attenzione qui, perché chiaramente è un ritiro per tutti, anche per i più giovani, tipo questo tifoso che è accanto. Guarda, mi ha raggiunto, guardate lo zainetto azzurro, tutto azzurro qua. Come ti chiami? Samuele. A chi stai aspettando qui a Di Maro? Quale calciatore? Osimhen e Kvara. Sono arrivati oggi, quindi li vorrai vedere in campo. Ma sono loro i calciatori più forti di questo Napoli? Sì. Tu te lo ricordi, Stefan? Te lo ricordi, Stefan, in campo? Verità? No. No, perché Stefan è vecchio, c'era. Quindi nessuno lo potrebbe ricordare. Allora, non c'era. Nemmeno io mi ricordo un altro po'. Comunque, detto ciò... Vuoi fare una domanda tu a Simone? Vuoi farmi una domanda tu a me? No, io la vorrei fare all'unico tifoso adulto che è qui, che ha la maglia del Napoli. Facciamoglielo dire. Che cosa ti aspetti da questi primi allenamenti con Garcia? La squadra al completo da poco, insomma, si sta ricomponendo questo Napoli che vi ha fatto sognare. Bravo, bravissimo. Non rispondere. Speriamo che sia un'annata come quella dell'anno scorso. Speriamo di puntare di nuovo al bis scudetto. Visto che quest'anno per me è stato il mio primo scudetto, speriamo di riviverlo ancora. Anche il primo figlio? Anche il primo figlio. Non si è fatto mancare niente, hai detto tutto insieme. Tutto insieme, esatto. Speriamo non insieme. Debba aspettare altri 33 anni, perché la vedo dura. infatti. E vedremo con la Champions. Vedremo il sogno Champions. I tifosi puntano forte sulla Champions. Però posso dirti, è anche giusto, no? Sì. Cercare di puntare sempre il massimo. Poi ci accontentiamo, come abbiamo detto prima, anche di rivincere lo scudetto. Certo. Però sarebbe bello, sarebbe una cosa incredibile. Champions, io penso che il Napoli poi
E dobbiamo ricostruirla però, perché sì, infatti, Champions dopo di quest'anno finita. Allora, dopo l'esperienza dell'anno scorso in Champions, sicuramente il Napoli vorrà ripetersi, quantomeno, e quindi per ripetersi dovrà magari inventarsi qualcosa di nuovo. Andiamo a capire quello che sta succedendo in campo con il nostro Fabio Mandarini. Io resto qui con... Vedi come mi guarda, guarda come mi guarda, guarda, guarda. Vai Fabio. È stata la giornata dell'entusiasmo, sono arrivati tutti i nazionali, in 10 complessivamente, ha inaugurato gli arrivi di Lorenzo all'allenamento della mattina, poi nel pomeriggio sono arrivati Osimhen, il più acclamato, insieme con Kvaratskhelia, Elmas, Lobotka, Zielinski, Rachmani, Østergaard e tutti gli altri. Da domani quindi comincerà a vedersi qualcosa di più serio sotto il profilo tecnico-tattico. Garcia è stato molto chiaro, ha detto di non veder l'ora di cominciare a lavorare con tutta la squadra al completo, adesso avrà questa possibilità. Il Napoli giocherà anche la sua prima amichevole giovedì con la Naone, con i dilettanti e la Naone Val di Non. Giocheranno prettamente di primavera e quelli che finora si sono allenati, quindi pochissimi diciamo titolari, Juan Jesus, Mario Rui, Olivera, Politano, non ci sarà Lozano che è infortunato così come Gaetano, sono alle prese con rispettivi percorsi riabilitativi, però è da domani che sarà tutto più interessante perché Garcia, che in occasione dell'incontro con i tifosi ha detto che dovrà lavorare soprattutto dal punto di vista tattico, e da domani che si comincerà a capire cosa del vecchio Napoli campione sarà salvato e cosa invece del credo, del credo tattico, delle basi di calcio di Garcia comincerà ad apprendere questa squadra. E allora noi qui da Di Maro cerchiamo di riunire l'Italia, la Val di Sole. Tutto Stefano, vogliamo capire come stanno vivendo i nostri amici napoletani chiaramente questa prima fase della stagione. Allora andiamo a sentire l'umore dei napoletani e poi chiaramente ci ritroviamo qui. Amici della Diarra di Maro, chiediamo ai tifosi azzurri rimasti in città se due giocatori che fino ad ora sono stati cardine nel progetto Napoli come Zielinski e Lozano, già che sono in scadenza, vanno rinnovati o è meglio cederli? Allora, li farei andare entrambi e al posto di Zielinski Lo Celso e al posto di Lozano darei fiducia a Politano. Lozano potrebbe tranquillamente andare via, anche perché non ha dimostrato di aver fatto un grande campionato. Quello che ho visto negli ultimi due anni, Lozano indubbiamente ceduto per quanto mi riguarda. Zielinski è un giocatore da riconfermare perché da molto tempo a Napoli e lo merita, diciamo, un prolungamento di contratto. Invece Lozano è un altro discorso, cioè già è venuto a Napoli con l'etichetta di un campione e il discorso è più un po' delicato su Lozano. Per me vanno rinnovati tutti e due, che sono giovani poi sono forti. Non penso che attualmente, almeno in Italia, ci sia qualcuno come Lozano e come Zielinski. Il Napoli non deve cambiare troppo perché è una squadra molto ben strutturata, quindi mantenendo quelli che aveva l'anno scorso può rifare un'ottima stagione. Quindi. Beh, Zielinski per me dovrebbe rimanere, è il mio preferito, quindi ci terrei. Lozano ormai ha fatto i suoi tempi, può anche andarsene. Secondo me un degno sostituto può essere Chiesa. Forza Napoli sempre! Stefano, siamo arrivati nella fase finale di questo nostro appuntamento, il primo con te fisicamente qui, quindi ti lascio l'occasione di poter salutare i tifosi, di poter lanciare il tuo obiettivo e soprattutto di poter dare appuntamento a domani, perché adesso tu sarai qui con noi fino alla fine di questo ritiro di domani. Guarda, allora, innanzitutto sono contentissimo di raggiungere i tifosi, di aver raggiunto tutti voi. Quanti selfie hai fatto già da stamattina? Abbastanza. Ne mettessimo almeno un euro, anche spettinato, cioè così, vabbè. Però cosa mi aspetto? Tanto aspetto tutti i tifosi ogni sera al nostro appuntamento, sempre più numerosi, alle 20. Sì, perciò, ma ne voglio ogni giorno sempre di più. E anche perché le notizie, quelle vere, quelle sono più importanti, sono qui, non sono da nessun'altra parte. Perciò vi aspetto ogni sera alle ore 20, precisi, ci divertiamo, vi informiamo di quello che succederà allo stadio che intanto si è svuotato. E poi c'è anche Gianluca Vigliotti, quindi lo salutiamo. Gianluca, ti mando un bacio. Allora ci vediamo domani, sempre qui su Televomero, sempre alle ore 20 per la nostra pagina bellissima del Diario di Di Maro. Grazie a tutti. Grazie Stef. Grazie a te, Gianni.